Vorresti avere un armadio in ordine? Sì! Vorresti avere un guardaroba organizzato per molto tempo? Sì! Metterci meno tempo al mattino per prepararti? Sì! La prima cosa che devi fare allora? Sì, prima ancora di fare acquisti e eliminare. No. Serve io dica che cosa significhi eliminare? Non significa necessariamente buttare nel cassonetto, ma anche dare una seconda vita, cancellando sprechi inutili e regalando anche un attimo di felicità a qualcun altro magari. Ecco quindi un nuovo video sulle 10 cose da eliminare subito dal proprio armadio. Ma prima like di supporto e iscriviti al canale. E se non vuoi perderti nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguimi su Instagram, mi trovi come Ele Petrella. Sigla! La bigiotteria che macchia. Le tonalità di verde che restituiscono alcuni gioielli quando vengono indossati sono la risposta del rame e degli altri metalli a contatto con il sudore della nostra pelle. Niente che con un po' di sapone, pazienza ed olio di gomito non possa andare via, Ma sarebbe meglio rinunciarvi. I costumi vecchi. Sul termine costumi vecchi possono nascere dei fraintendimenti. Se i costumi sono vecchi perché strautilizzati, sembra quasi si sgretolino. Il mio consiglio è quello di riciclarli, realizzando allora magari dei sacchetti portatutto o profumati. All'attacco! Se per vecchi invece si intende fuori moda, le possibilità sono tre. Ridecorarli ad esempio con strass, perline o borchie, spaiarli per utilizzare il pezzo di sopra come reggiseno sportivo oppure regalarli. Del resto, i gusti cambiano con il tempo, ma fare la felicità di qualcun altro rimane sempre un piacere. L'intimo datato. Se non ad ogni cambio di stagione almeno una volta all'anno, occorrerebbe fare pulizia nel cassetto dell'intimo. Reggiseni e slip sono gli indumenti più a stretto contatto con la nostra pelle. Andrebbero quindi mantenuti al meglio, non solo per una questione di igiene, ma anche di vestibilità. Un look impeccabile, infatti, parte sempre dalla scelta della lingerie giusta. Quando disfarsi di un reggiseno? Quando, agganciato al gancio più esterno, non dà più supporto, vale a dire quando la fascia sotto il seno rimane troppo larga e la coppa non sostiene quindi il décolleté. E quando disfarsi di uno slip? Quando l'elastico invita o sulle natiche si allenta e allargandosi perde di aderenza e si aggroviglia creando fastidiose grinze sulla vita o sul sedere. Bonus! Sempre più negozi poi corrispondono un buono in cambio di pigiami, maglieria e intimo usato. Le scarpe di un numero in meno. Se la misura delle scarpe non è corretta, è inutile conservarle perché tanto il piede non tornerà mai indietro per poterle indossare. Se il numero o il mezzo numero in più si può risolvere con delle solette o delle punte in silicone, il numero o il mezzo numero in meno conosce una sola soluzione: la donazione. I tacchi che fanno male. Sì, anche se sono di un colore pazzesco. Sì. Anche se fanno parte di una limited edition. Sì. Anche se li avevi scovati a un prezzo scontatissimo. Se non sei riuscita a indossarli fino ad ora, per quale motivo continuare a tenerli? Soprattutto se i prodotti che allargano e mantengono la forma e le innumerevoli visite al calzolaio non hanno dato i risultati sperati. Gli abiti clone, rigorosamente da non confondere con gli abiti basici, ossia quei capi che si prestano a fare da base a molteplici abbinamenti. Gli abiti clone sono abiti identici tra loro, con una minima variazione nel colore o nella fantasia. Come quella maglietta di Zara che hai acquistato a 14,99€ con la quale ti sei trovata così bene che hai pensato di comprare in altri 14.000 colori, oppure come la sfilza di magliette grigie che seppur acquistate in negozi differenti rimangono pur sempre nelle magliette grigie. Se non ci si vuole dimenticare di che cosa ci sia nell'armadio, occorre una bella scrematura. Ma queste sono le scarpe che avevo il primo giorno che sono uscita con Marco. Ma questa è la maglietta del mio primo giorno di liceo. Diana. Il berretto del mio 20° compleanno. Spesso alcuni capi o accessori sono legati a momenti che abbiamo vissuto. Quello che conservi nell'armadio solo perché è un ricordo e non perché lo indossi ancora, puoi fotografarlo ed eliminarlo senza troppi rimpianti. Del resto, gli stessi ricordi sono serbati nel nostro cuore e non serve tenerli anche nell'armadio. Farai così spazio a nuovi indumenti e nuovi bei ricordi.
ciò che non si è mai messo. Se non lo si è indossato negli ultimi 12, 18, 24 mesi, sfido a credere lo si possa fare prossimamente. Sì, esattamente, mi riferisco anche a quella meravigliosa sciarpa regalata dalla zia di quel giallo che però ti sbatte un po' sul volto. Se non lo apprezzi tu, è meglio lo faccia qualcun altro. I vestiti di due taglie in più o in meno. Il nostro corpo può cambiare per molteplici fattori: sviluppo, gravidanze, motivi di salute. Quando si tratta di vestiti, però, occorre pensare al presente, lasciando perdere tutti quegli abiti molto stretti che teniamo nella speranza di tornare ad avere il fisico di una volta. Così facendo, oltre a rischiare di accumulare vestiti su vestiti, ci si amareggia. È un conto. Sono i pantaloni leggermente più stretti dopo le vacanze di Natale, un altro i jeans di quando si era ragazzini. Discorso simile per capi di taglie più grandi. Un conto è un maglioncino leggermente oversize da abbinare a capi della propria taglia, un altro è un vestito in cui si nuota dentro. L'inappropriato per l'età. Tristissimi maglioncini ocra a 13 anni o streminzite felpe fluo degli anni del liceo una volta passati gli anta non sono esattamente i capi migliori per valorizzare la propria bella età. Fuori dagli armadi l'inappropriato, perché se è vero che la moda ritorna sempre, è anche vero che ogni cosa ha il suo tempo e la sua età, e quella va solo avanti. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti, e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram, mi trovate come elpetrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili